Hi everyone and welcome to Style American. We are here at the Biography Film Festival and joining us today is Pierluigi De Donno, who is going to talk about his new movie La Terra dei Motori. Hi Pierluigi, how are you? Fine, thank you. Com'è nata l'idea di questo film, La Terra dei Motori? È nata un paio di anni fa perché cercavo un soggetto che mi permettesse di creare un progetto seriale. Stavo guardando dei video su YouTube e mi è capitato di vedere un video postato da un papà appassionato che faceva vedere il piccolo di 4 anni che saliva per la prima volta sulla mini moto e si faceva il suo giretto. E sono stato subito colpito, primo dalla particolarità di vedere una moto tipo quella di Valentino Rossi, però rimpicciolita, con un bambino di 4 anni sopra. E poi guardando un po' il video vedevo anche il divertimento che c'era, il legame che si era creato tra il padre e il figlio. Quindi sono stato attirato dalla particolarità dello sport e dal fattore rapporto padre-figlio. Ho fatto un po' di ricerche, un po' di indagini e sono arrivato in un luogo che mi ha aperto le porte di questo mondo ed è il circuito di San Mauro a Mare, una piccola cittadina nella provincia di Forlì Cesena, vicino Rimini, però diciamo vicino Cattolica, che dove c'è un circuito fatto, costruito, progettato principalmente per le mini moto. E da quel circuito sono passati i più grandi campioni del motomondiale di oggi. Stiamo parlando di Valentino Rossi, di Simoncelli, di Andrea Dovizioso, di Marco Melandri. Sono passati di lì perché, come dici, si può dire che lì ti fai le ossa. Nel senso che è un circuito fatto per le minimoto, un circuito molto tecnico. Se sei bravo a guidare a San Mauro, sei bravo a guidare dappertutto, diventi bravo. E lì ho trovato poi delle persone a mio avviso straordinarie. Quello che cerco nei miei progetti è di raccontare storie di persone straordinarie o che magari ai miei occhi sono straordinarie, poi esatto, il pubblico giudicherà. E quindi parto principalmente dai personaggi. Poi se c'è un ambiente e una storia importante da raccontare, mi ci butto a capofitto e ho trovato queste tre componenti nello stesso posto e ho deciso di andare avanti. Ho parlato con Gian Giacomo De Stefano, che è il produttore del documentario per la Sony Film, e dopo un anno di avvicinamento con le persone e anche un po' di ricerca, perché io non sono un appassionato di moto, quindi ho dovuto un po' capire le dinamiche. Chiaro. Abbiamo cominciato a girare e adesso andiamo in anteprima biografi. Proprio questa parte della ricerca, ecco, è interessante. Raccontami un po' appunto cosa è successo, insomma, quali sono magari le cose che così ti hanno incuriosito durante questa fase, come dire, un po' di pre-produzione, ecco, del film. Non so, magari domande che hai fatto a persone nel settore, o ecco, com'è andata? Ma la prima cosa che mi ha colpito è stata la prima gara che ho visto. Come ti dicevo, io non sono un appassionato. Ogni tanto mi guardo le gare di Valentino perché, sai, sono uno sportivo, anche se non si vede. Quindi per non buttarti su. mi piace la competitività. Ho giocato, ho fatto diversi sport, tutti sport di squadra principalmente, però. Quindi mi piace la competitività, mi guardo le partite di calcio, anche le gare di Formula 1, le gare del MotoGP, perché mi piace proprio. Ti appassiona? Sì. E lì sono stato veramente coinvolto, anche se non è il mio mondo e non ero un appassionato. Quando ho visto la prima gara ho sentito la stessa adrenalina, lo stesso coinvolgimento, come se fosse una finale del mondiale. E il coinvolgimento lo noti in tutte le persone ed è travolgente. E questa è stata la prima cosa che mi ha colpito, che mi ha fatto dire: caspita, se io in prima persona, che non sono vicino al mondo, provo queste sensazioni, vuol dire che secondo me funziona, è un qualcosa che si può raccontare, è qualcosa che crea emozione. Esatto. Alla fine il nostro mestiere è questo, cercare di creare delle emozioni o di creare delle riflessioni. Verissimo. E poi è stato facile un po'
parlare con le persone, ci sono tante storie che potevano essere raccontate, veramente tante. Storie anche di piloti che non ce l'hanno fatta, di famiglie che non potevano andare avanti in questo sport perché è uno sport che impegna a livello organizzativo e a livello economico. Chiaro. C'è un grande sforzo che fa la famiglia, non tutti se lo possono permettere. E anche altre storie di campioni non riusciti, di tante cose si potevano raccontare. Io ho scelto, secondo me, le persone che più avevano voglia di essere trasparenti. Per quello dico straordinario, per me queste persone sono delle persone straordinarie perché non hanno avuto paura di mettersi in gioco davanti alla telecamera. Ecco. Tieni presente che, penso magari tu sei d'accordo con me, viviamo in un mondo in cui l'immagine viene prima di quello che sei. Anch'io in questo momento parlo, ma cerco di costruirmi la mia immagine, no? Come regista, come tutti, come autore, nel settore, chiaro. Quindi seguo una linea e do un'immagine di me. La stessa cosa quando ti metti davanti alla telecamera, praticamente i bambini sono formati dalle interviste dei grandi campioni, Valentino Rossi, eccetera, eccetera. Quindi parlano un po' come lui. Ho capito. Anche i grandi sono un po', a volte possono essere politically correct. E quindi la cosa difficile era riuscire a entrare dentro e raccontare la verità. E loro me l'hanno permesso, quindi... E tu ci sei anche riuscito benissimo, chiaramente. Sì, è una grande responsabilità perché... Ovvio. Sai, raccontare come è fatta una persona che in quel momento non si rende conto di quello che fa, no? Perché non si rende conto che c'è la telecamera. È una grossa responsabilità e spero che il loro giudizio sia positivo, perché poi chiaramente io ho fatto vedere i loro pregi ma anche i loro difetti. E sai, probabilmente a me darebbe fastidio se qualcuno mettesse in risalto le mie debolezze, i miei difetti, però le persone straordinarie non hanno paura di questo. Vero. E poi fa anche parte, come dire, dell'essere umano, no? Ognuno ha varie, certo, sfaccettature, certo. Non si può guardare solo un lato della medaglia, quindi no, benissimo. E il fatto di essere disposti ad essere giudicati dagli altri. Esatto. È una cosa che nessuno vuole fare, principalmente. È vero. E loro sono stati... Si sono messi in gioco. Si sono messi, ecco, in gioco, quindi sono straordinari per questo. Ascolta, proprio sul discorso lì della relazione padre-figlio, appunto, che sì, hai visto un po' questa interazione che diventa da un lato molto forte, dall'altro appunto a volte diventa anche un'interazione di scontro. Ecco, cioè, raccontami un po' di questo aspetto qua. È una cosa molto difficile, un equilibrio molto precario, perché i genitori, principalmente i padri, che sono quelli più vicini al pilota, hanno tre responsabilità: sono padri, sono manager e sono anche a volte anche meccanici. Quindi se come padre in quel momento gli resti non ti preoccupare se hai perso, se non va, cioè siamo qui per divertirci, l'importante è che ti sei impegnato, la prossima volta faremo, non è importante vincere o non è importante sempre arrivare primo. Però devi essere lucido in quel momento, travolto dall'emozione, dalla passione anche, no? E ad essere lucido per dire queste cose. Se invece prende il sopravvento il manager, che è quello che gestisce l'economia dello sforzo, diventa difficile trattenere l'emozione, a volte la rabbia, o dire la parola giusta. E quindi se in quel momento vedi che tuo figlio non si è impegnato o che il tuo pilota non si è impegnato e tu hai investito tanto con tempo, soldi, in quel momento se sei manager vai dritto e quindi dici no, tu ti devi impegnare, cioè siamo qui, il motore funziona, non ti mettere a fare il bambino di 10 anni a piangere. È difficile. Poi oltre al meccanico, la cosa più importante è che la maggior parte sono appassionati, non tutti, però la maggior parte sono appassionati. L'appassionato vuole che il suo beniamino vinca sempre. Ovvio, è così. Quindi non è semplice. Però ecco, nel documentario ho
cercato di mantenere un equilibrio tra le cose belle di questo sport, di questo mondo, e le cose negative. Tra le cose negative c'è la pressione, che a volte è troppa per questi bambini, e il fatto che spesso non è più un gioco. Le cose positive sono, secondo me, il fatto di fare qualcosa insieme, insieme alla famiglia, insieme al padre e alla madre, o alla sorella, ma soprattutto la riflessione che sto facendo negli ultimi giorni è questa, che è un po' più ampia, e magari c'è chi sarà d'accordo e chi non sarà d'accordo, però quello che pensavo io anche da genitore, io ho avuto un'infanzia da bambino felice, come la maggior parte, nel senso che mi era permesso essere bambino, esatto. Mi si è dato il tempo di essere bambino, di giocare, fare tutte le esperienze, perché vivevamo in un periodo storico che era sano, che era fattibile. Già pensando a mio nonno nelle scuole elementari, in quel periodo andava a lavorare, quindi già per lui già lì non era più un bambino, sono delle braccia che vanno a lavorare. Chiaro. Quindi mi viene da dire, siccome noi abbiamo passato quel periodo felice, ma adesso non è un periodo in cui secondo me ai bambini si può concedere di fare tutte queste cose, poi magari sbaglio, mi ammazzeranno, però il mio pensiero è questo, che questo è uno sport che può aiutare il bambino a impegnarsi, per ottenere dei risultati ti devi allenare, ti devi impegnare, se vuoi ottenere questa cosa ti devi sforzare e devi fare dei sacrifici. È una cosa per esempio che io ho fatto nella mia vita, però non come per esempio l'ha fatta mio nonno. Anche i miei genitori piano piano, no, hanno fatto sempre meno sacrifici e si sono sempre divertiti un po' di più nel corso degli anni, quando c'è stato il boom economico. Capisco quello che tutto bello. Adesso forse una cosa positiva che può uscire da questo sport è il fatto che è educativo nel bambino, che sì, d'accordo, non si diverte, non gioca, però si impegna e gli rimarrà per la vita un metodo. Un messaggio molto bello questo. Ascolta, ti chiedo quest'ultima cosa: come per te essere qui al Biografilm Festival in questo momento, chiaramente per il lancio di questo tuo film, le tue emozioni, cosa ti aspetti, ecco, dalla terra dei motori? Bah, allora, come terra dei motori noi siamo qui per vincere. Bene. Dobbiamo vincere, non è possibile accettare il secondo posto, quindi quando va questa cosa in onda? Falla andare subito, perché abbiamo bisogno di vincere. Al più presto. E già sono stato minacciato da più protagonisti che sono abituati a vincere, e quindi se non vinciamo... E io qui mi sento a casa, il Biografilm è un po' come il mio mentore, perché non ho fatto tanti film, questo è il secondo, e sono stati tutti e due al Biografilm in anteprima mondiale, quindi... È un posto fantastico, secondo me è un bel trampolino di lancio, e dobbiamo vincere. E allora io direi che concludiamo con questo bellissimo intento, e quindi noi ti auguriamo appunto che vada effettivamente così, e io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi. Grazie. E speriamo appunto di to win. Esatto, born to win, ci piace molto questa cosa qua. Ciao ancora. Grazie. A presto. Hi, South America. This is Pier Luigi De Donno from Bologna, Italy. Nice to meet you. See you on Biografilm.